Da quando ho scoperto questo formaggio greco non faccio altro che mangiarlo in tutti i modi possibili e inimmaginabili. Questa volta lo propongo al forno con patate, pomodorini e olive nere. Sto parlando della feta. Vi piace a voi la feta? Ho tagliato le patate nel solito modo di quando si fanno al forno e le ho disposte in una teglia che ho coperto con la carta forno. Sopra vado a mettere i pomodorini. Il roro con dell'olio extravergine d'oliva. E poi inizio a disporre le fettine di feta. Vabbè, è un po' difficile tagliarla, riuscire a fare delle fettine leggere e sottili, però insomma adattatevi in qualche modo, magari anche tagliate a tocchetti, perché no? In ultimo andiamo a mettere le olive nere denocciolate. Qui ci stanno bene anche quelle tostate. Metto anche un po' di insaporitore piccante. A me piace aggiungere anche delle spezie perché completano ogni pietanza. E ora siamo pronti per andare ad infornare. 190 gradi, forno già preriscaldato per 30 minuti circa, 30-35 minuti. Gli ultimi minuti lo metterò forno ventilato. Preferisco fare così perché poi si cuoce meglio un pochino il tutto. Ed eccolo qua, il mio piatto di quest'oggi. Per me è stata una cena, ma potrebbe anche essere un piatto unico o un pranzo, perché no? Patate al forno con pomodorini, olive nere e feta. Oppure possiamo fare all'incontrario, mettere come protagonista in primo piano la feta con patate al forno, pomodorini e olive nere. Se avete gradito questa proposta, lasciatemi un like e se non siete ancora iscritti, allora fatelo e visualizzate tutte le nostre playlist. Un bacio e alla prossima!